Salve amici di Canale 9, la stagione calcistica 2011-2012 è oramai veramente alle porte. Si parte sabato sera alle ore 20:45 in anticipo, partita di campionato allo stadio Dino Manuzzi Cesena Napoli. È la seconda giornata del campionato, ma in effetti è la prima dopo il noto sciopero di fine agosto. Ma l'attenzione di tutti è rivolta verso l'esordio ufficiale del Napoli in Champions League di mercoledì prossimo a Manchester contro il Citizen di Roberto Mancini. 2706 biglietti sono stati posti in vendita allo Stadio San Paolo e sono stati venduti men che non si dica. Quindi è febbre Champions, una febbre che ha preso anche la società evidentemente, visto che il presidente Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha voluto presentare quella che sarà la maglia ufficiale da gara per la competizione internazionale. Allora, intanto vi do una prima notizia. Edoardo sta studiando tutto ciò che riguarda il web, per cui, essendo lui un esperto di queste cose, io gli ho affidato la possibilità, ovviamente con delle persone che poi più avanti vi diremo chi sono, perché volevamo fare la televisione del Napoli in maniera tradizionale. Poi io non volevo partire con il piede sbagliato, quindi abbiamo detto: ma perché non facciamo una web TV oltre che a una radio web? E così stiamo adesso con mio figlio mettendo insieme i pezzi che ci permetteranno, spero a breve, di partire con questa novità. La domanda è questa: diciamo che ha incontrato la squadra alla vigilia di questo anno che sta per partire, il campionato dopo domani, con la prima, che cosa ha detto, che cosa ci può raccontare, ha incontrato la squadra? Dunque, no, io ho voluto fare un incontro con i nuovi, perché avevamo 13 persone nuove, e alle quali ho voluto fare un lungo discorso di tutto ciò che noi intendiamo, anche sul piano etico, quali sono le regole dal nostro punto di vista alle quali bisogna ispirarsi e attenersi. Non ho voluto pedissequamente fare una mera e semplice elencazione e consegnare una serie di articoli, ma ho cercato di spiegare attentamente, con calma, con tranquillità, e poi avevo uno dei nostri nuovi attaccanti che mi faceva da traduttore per i tre che non capivano l'italiano. Poi sono venuti i nuovi, no, poi scusami, sono venuti gli altri che ormai ci frequentano, chi addirittura da 5 anni, ai quali ho in maggiore sintesi e brevità detto: guardate che adesso si va in Champions, non vi voglio vedere litigare, non vi voglio vedere levarvi la maglia, il primo che si leva la maglia pregherò Mazzarri di non farlo giocare per le prossime successive 3 partite, perché non voglio prendere delle ammonizioni per delle stupidate. Lasciamo fare al circo il circo e cominciamo a rispettare le regole, giuste o sbagliate che siano. Le regole non le ho fatte io, noi ci iscriviamo ad una competizione dove c'è un certo regolamento, altrimenti andiamo a fare gli Harlem Globetrotter da qualche altra parte. Ma se vogliamo fare il campionato italiano, la Coppa Champions, la Coppa Italia, ci sono dei regolamenti, i regolamenti vanno rispettati, chi non li vuole rispettare non può far parte di questa cordata. Quindi io quest'anno sarò, da questo punto di vista, molto vigile e molto attento, perché non tollero che un giocatore comprometta il risultato di tutta la squadra per una sua intemperanza, qualunque essa sia.
Allora, scusa, prima di far entrare i testimonial, vuoi spiegare un momentino questa maglia, che cos'ha di diverso? Perché la maglia che definitivamente ci vedrà debuttare in Champions, cosa ha di diverso da quella che avevamo già presentato nel passato? Assolutamente, dunque il grande orgoglio che ovviamente proviamo quest'anno nel giocare, nel disputare la Champions League, ci ha portato a immaginare di impreziosire ulteriormente le maglie, che quest'anno sono già impreziosite da uno studio stilistico che, come sapete, ha pescato in maniera, diciamo, importante in quello che era lo stile di alcune decine di anni fa nel collo e nel taglio della maglia. Ovviamente, come sapete, i tessuti sono iper tecnici, a questo fitting molto stretto si è aggiunto appunto nella maglia Champions il colore più prezioso, il colore del metallo più prezioso, quindi sulla maglia Champions, sia nella versione azzurra, quella che noi abbiamo chiamato Azzurro Force, sia nella versione grigia, che noi abbiamo chiamato Carbon Grey, si sono aggiunti questi dettagli d'oro molto preziosi che si notano nel logo del Napoli, che è circondato d'oro, nel logo della Macron, che è realizzato in oro, e nel sottocollo, dove la scritta SSC Napoli è ricamata interamente in oro. Ovviamente si aggiungono i numeri e i nomi dei giocatori, che sono stati realizzati con una tecnica per cui sembrano cuciti, ma poi ovviamente non lo sono, e anche questi sono tutti quanti in oro. Quindi sono queste le caratteristiche della nuova maglia, che è in vendita da 10 minuti sul sito internet del Napoli, ssccnapoli.it, nel nostro web store. La maglia è già in vendita da qualche minuto. Gökhan Iller, ci abbiamo anche un grande difensore. Eccoli. Sì. Ci mostrate il logo della Champions. Allora, se lo vuole indicare così. Allora, abbiamo la prima cosa importante è che il logo del Napoli è circondato d'oro. Allora. E poi la scritta del Napoli è tutta ricamata in oro. Il logo della Macron è in oro, e come vedete nomi e numeri sono in oro. E su queste maglie che sono già pronte, questo è il logo della Imperial. Il pallone, sì, presente. Io devo mettere un dito al culo, anche io. No, se vuoi puoi prendere Mi faccia ridere, mi faccia ridere. Vieni qua, fatti vedere. Facciamolo anche per l'azzurra. Facciamolo anche per la maglia azzurra. Guarda che bello, guarda che bello! Splende tanto firmamento. Guarda. Logo, così. Anche qua? No, però in effetti sono belli. Guarda pure la N piccola dentro. Ma questa è una maglia che va commentata. Le foto non sono abbastanza, ci vuole una ripresa televisuale. Cortesemente i fotografi, se ci accomodiamo, lasciamo un po' di spazio, loro restano cortesemente i giocatori all'impiedi qua, un po' di spazio per le telecamere, cortesemente se ci accomodiamo tutti facciamo fare anche 30 secondi per le telecamere di riprese, grazie. Fotografi, grazie. E ho capito, ma io ve li porto, se o le telecamere vengono qua, no, glieli facciamo, o gli facciamo fare una passerella. Vuoi fare una passerella? Fai una passerella. Una passerella qui. No, ma fai una passerella. Basta che si girano, perché non girano. Vabbè, fanno il primo piano. Girate, ragazzi, girate. Bello, molto bello.